qui abbiamo ovviamente le novità, abbiamo poi la sezione tempo reale che fa parte della home page. Abbiamo poi questa riga qua su cui volevo soffermarmi, Valeria, perché qui abbiamo tutto ciò che riguarda, diciamo, i cash collect di cui abbiamo parlato, con anche i cosiddetti temi di investimento, che sono, diciamo, le view su determinati prodotti fornite da anche da voi, da Finanza Online e da altre controparti come Intermonte, ad esempio, e quindi esperti di mercato che analizzano determinati nostri prodotti perché li reputano interessanti. Abbiamo la classifica dei prodotti dei 5 cash collect più visti, e quindi anche possiamo vedere una componente social, se vogliamo, no? Dove gli utenti del sito si stanno focalizzando per avere un'idea anche di dove la community degli investitori sta guardando. E in più poi, andando tra prodotti di investimento, cash collect, abbiamo visto anche un po' prima come vengono visualizzati, quindi con la possibilità di cercarli all'interno del menu che si trova sulla sinistra, quindi andando a vedere ad esempio i Maxi Cash Collect piuttosto che i Step Down, che erano l'emissione che abbiamo fatto precedentemente. Possiamo anche qui filtrare tra nuovi e non, possiamo filtrare quei prodotti che hanno un tema di investimento, ad esempio, quindi andare a cercare tutti i Cash Collect che hanno un tema di investimento da parte di un operatore. Abbiamo il tasto ESG per andare a selezionare i sottostanti invece che sono secondo Vigeo Eiris, i rating di Vigeo Eiris che hanno un rating di un certo tipo e quindi sono virtuosi dal punto di vista ESG, oltre a determinati criteri di ricerca. Entrando nel singolo prodotto, poi abbiamo anche qui sviluppato una pagina di prodotto completamente nuova, dalla possibilità di copiare solo con un click l'ISIN code, da tutte le informazioni chiave, quindi il premio, ad esempio, su questo prodotto che è un maxi su Saipem, Atlantia e Leonardo di una precedente emissione, appunto il premio, la distanza di Leonardo perché appunto è il worst off e quindi viene ripreso inizio pagina con la performance di Leonardo, la barriera di Leonardo e la distanza appunto dalla barriera, sempre di Leonardo, tutto il basket con tutte le informazioni sui sottostanti. E in più una sezione completamente nuova, Valeria, qui, che è il calendario dei certificati. E per farvela vedere, magari vado a un prodotto un po' più anziano, passatemi il termine, che ha pagato già dei premi o che ha avuto delle date di valutazione, perché nel grafico siamo riusciti a implementare praticamente gli eventi. Quindi vediamo qui c'è una pallina verde, anche qui, che sta a indicare appunto che questo prodotto ha pagato due premi. E poi una pallina blu che invece è la prossima data di valutazione. Tra l'altro il grafico è interattivo, quindi cliccando ci verrà fuori il dettaglio, appunto, che questo prodotto ha pagato un premio in una determinata data e il giorno di osservazione, appunto, con i valori dei sottostanti nel giorno di osservazione, che in questo caso era il 6 di luglio. Mentre se andassimo nell'iconcina blu, che sta alla prossima data di valutazione, vedremo appunto che la prossima data sarà il 6 di gennaio 2022, con tutte le condizioni che si possono verificare. E il grafico è supportato da questo calendario, dove appunto abbiamo una specie di resoconto. Come possiamo vedere, questo prodotto ha pagato due premi per un totale di 7,40, visto che appunto i premi erano ciascuno di 3,7. Quindi due premi da 3,7, zero premi non pagati, quindi questo prodotto non ha premi in memoria. Abbiamo visto prima l'effetto memoria, questo prodotto non ne ha perché appunto tutti i premi sono stati pagati. Prossima data di valutazione, data di scadenza e il bottone calendario del certificato che appunto apre questa tendina che ci fa vedere tutte le date passate con l'opportunità anche di espanderle e poi ci fa vedere anche tutte le date successive. In più, funzionalità interessante è quella di dire, grazie a questo bottone, mi aggiungo nel mio calendario, nella mia agenda, tutte le date di valutazione, così che ogni volta che ci sarà un evento su questo prodotto, l'utente, l'investitore può essere notificato. Ecco, queste sono tutte un po' funzionalità, diciamo, oltre a tante altre che magari poi andremo a spiegare nel corso dei nostri webinar, che permettono all'investitore, speriamo, di avere ancora una più consapevole decisione di acquisto e poi, soprattutto dopo l'acquisto, avere sempre tutte le informazioni che sono utili per quanto riguarda poi il monitoraggio dei prodotti. Un'altra caratteristica essenziale, e chiudo qui, Valeria, è l'integrazione dei rating di ESG.